Clamorosa notizia, l'Inter sta fallendo. La notizia data dai quotidiani sportivi. Ma vediamo il perché. Oggi giungono i primi resoconti dai quotidiani sportivi che confermano le previsioni fatte alcune settimane fa. L'Inter è attualmente immersa in una crisi finanziaria senza precedenti. Vi invitiamo a seguire attentamente questo video, poiché riveleremo tutti i dettagli di questa incredibile vicenda. Vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale, mettere mi piace al video e attivare la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti sui nostri servizi. Questo per noi è molto importante. Grazie! Non si tratta di una fake news, la situazione finanziaria dell'Inter è al limite dell'insostenibile. Qualora dovesse protrarsi questa situazione, la squadra non sarà venduta con le solite procedure, ma sarà costretta a cambiare proprietà con una cessione diretta, proprio a causa dei suoi crescenti problemi economici. La direzione attuale, guidata da Steven Zhang, ha ormai perso il controllo del club, e ciò porta a uno sviluppo sorprendente. Zhang è obbligato a cedere l'Inter a un fondo americano chiamato Oaktree Oaci, ma la cifra coinvolta sembra essere notevolmente inferiore ai 300 milioni di euro. Questo significa che il valore complessivo dell'intera società, del suo staff e dei suoi giocatori è inferiore al guadagno annuale di un singolo calciatore come Messi, Ronaldo o Neymar. Un fatto davvero stupefacente che suscita molte domande. Inoltre, Zhang aveva precedentemente ottenuto un prestito di 292 milioni di euro da Oaci, con scadenza prevista per maggio 2024. Se Zhang non avesse restituito il prestito, Oaci avrebbe ottenuto il controllo dell'Inter, e questa è esattamente la situazione attuale. L'Inter sarà ceduta a Oaci per un importo pari al prestito originale. In parole povere, è come se si perdesse la propria abitazione a causa di un mutuo non rimborsato, e la banca ne assume il controllo. Una rivelazione davvero stupefacente. Molte incognite circondano il futuro dell'Inter sotto il controllo di Oaci. Si prospettano cambiamenti significativi nella gestione e nella direzione tecnica? Dato che Oaci è una società di investimento, sembra orientata a vendere il club per recuperare il proprio capitale. Dopo la partenza dell'ex allenatore Antonio Conte, l'Inter ha evidenziato una stagnazione nei risultati in campo, sollevando ulteriori interrogativi sul futuro della squadra. In sintesi, l'Inter non sta per essere venduta nel modo tradizionale. La realtà è che è in bancarotta, e il fondo americano Oaci acquisirà il controllo del club a partire dal 2024. Che cosa riserverà il destino a questa squadra storica? Non esitate a condividere le vostre teorie e domande nei commenti. Sarà affascinante seguire l'evoluzione di questa incredibile vicenda. Ti ringraziamo per aver guardato questo video e se ti è piaciuto ti invitiamo a lasciare un bel mi piace e ad iscriverti al nostro canale.